La casa toscana, oggi legata al gruppo francese Trigano, nasceva alle origini con vocazione di prima fascia, ma ormai da diversi anni, insieme ai marchi confratelli, ha scelto la strada di un design di eccellenza, capace di ottimizzare in maniera unica il rapporto qualità-prezzo. Ed è davvero difficile trovare sul mercato chi sappia offrire uno standard di esterni e di interni, come quello del profilato Roller Tea Matte Line su cui viaggiamo, a un prezzo di soli 55.000 euro. Il Tea Line XLM ha semi di netta avanzata e panchetta laterale, con letto ascendente al di sopra, sollevabile a due livelli, per stare seduti in dinette o per dormire. In coda una zona notte splendida con servizi in camera. A destra il locale toilette, di fronte la doccia contrapposta. Ma Roller Team opera pure su altre tipologie, mansardati di varie dimensioni e anche su camper puri come il K2 Livingstone, davvero chic con lungo finestrino trompe-l'œil. Matrimoniale di traverso in coda, semi dinette avanzata, raffinate finiture in cabina, locale toilette molto confortevole. Mansardati prestigiosi sono i Granduca, come questo GT, a letti a castello in coda con ampia cucina al centro, doppia dinette in avanti con rivestimenti in ecopelle, letto mansarda sollevabile, locale toilette con doccia separata. Di fascia più economica la serie degli autoroller, dotati comunque di ottime finiture. 6 posti letto per l'autoroller 2, con sportello stretto in coda per il vano a volume variabile. In avanti dinette classica e armadio dietro cabina. Cucina centrale con piano rialzabile di fronte alla maxi toilette. Anche l'autoroller garage ha 6 posti in meno di 7 metri di lunghezza. Enorme vano portamoto, dinette classica all'interno, grande piano cucina, doccia separata in toilette e lettone matrimoniale in mansarda. E col mansardato Pegaso chiudiamo questo nostro panorama Roller Team. Alla prossima su Plenair Web TV. Siamo liberi di girare se vuoi dove noi.